Capodanno, dai, tu, alle. Ciao a tutti da Alessandro, oggi siamo qua al Parco della Pellerina presso la nostra sede Cascina la Marchesa. Abbiamo organizzato una nuova ciaspolata, iniziativa un po' improvvisata, però devo dire che l'entusiasmo delle persone hanno permesso a tutti noi di renderci orgogliosi del nostro lavoro. Siamo qua con Alberto Aldami, consigliere comunale della circoscrizione di cui Cascina la Marchesa è inserita, come fa parte. Com'è andata? Beh, direi splendida, un'iniziativa fantastica, divertentissima, nonostante il freddo di questi giorni abbiamo potuto ammirare il parco, scoprire il parco con la neve e quindi ci siamo divertiti tutti insieme, direi anche una discreta partecipazione della gente. Io ho portato mia figlia e ci siamo divertiti parecchio. Molto bene, quindi la neve ha sì creato disagio in questi giorni, però si è trasformata anche in un'opportunità. Direi di sì, in città sì, ma nei parchi può essere divertente. Benissimo. Per il tempo libero, per lo sport, per l'attività all'aperto. Noi siamo ovviamente, stiamo aspettando la racchetta in valle, ti aspettiamo a scorrere la racchetta in valle. Assolutamente. Ciao a tutti, siamo Irene e Giuliano, due degli allenatori di Twin Marathon, che in questa cascina, la cascina La Marchesa nel Parco della Pellerina, ogni settimana si allena con i corsi di corsa. Questa nevicata ha permesso di darci una grande idea. Abbiamo diviso i partecipanti in due gruppi. Il primo gruppo ha semplicemente camminato per il parco, un secondo invece ha fatto una vera percorsa di circa 5 km utilizzando questo strumento e siamo divertiti in preparazione della gara vera e propria che si disputerà poi la settimana prossima. Vi aspettiamo tutti quanti il 12 di febbraio a Poggiolato con la racchetta in valle. Ciao! Ciao!